Preparate i pigmenti, oggi scriviamo l'icona. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci giunti finalmente al video tanto desiderato, tanto richiesto, tanto sannato, il video della scrittura delle icone. Oggi infatti impareremo ad imprimere il gesto grafico sulla nostra tavoletta, che oramai è lì ferma da parecchio tempo. Mi scuso di questo, ma per motivi che vi ho spiegato più e più volte non ho potuto ottemperare al lavoro di scrittura dell'icona, perché per farlo, ragazzi, occorre molto tempo e in questo periodo, non essendo YouTube il mio lavoro, ho dovuto lavorare, quindi non ho avuto il tempo necessario per sedermi un'intera mattina e dedicarmi all'icona, per sedermi un intero pomeriggio o due giorni di seguito per fare questo lavoro. E siccome, come vi ho detto centinaia di volte oramai, io i video li faccio in maniera seria, non arraffazzonata, e quindi non voglio proporvi qualcosa di surrogato, ritagliato, concentrato, ma voglio farvi vedere veramente come si scrive un'icona, vi prego di attendere pazientemente. Quindi io vi ringrazio perché mi seguite, ma per favore non caricate di tensione i commenti sotto a questo tipo di video. I commenti sono apertissimi, sono sempre bene accetti, io i vostri consigli li accetto. Quando voi mi dite, vi richiedete un video, io dentro sento la premura di farlo, ma se non posso farlo bene è inutile che lo faccia, è nel mio carattere, io le cose fatte male non le tollero e quindi non posso proporvele. Detto ciò, ricominciamo con animo sereno le lezioni del corso di iconografia, che volgono finalmente al termine dal punto di vista pratico. Oggi scriviamo l'icona, quindi un bel respiro, rassereniamo gli animi, chiudiamo all'esterno il resto e concentriamoci sulla nostra tavoletta. Eccoci pronti per imprimere il nostro gesto di scrittura sulla nostra tavoletta. Allora, già la preparazione del materiale, vedrete, sarà molto molto lunga, e questo lo dico anche per giustificarmi per quanti mi hanno, tra virgolette, rimproverata per i ritardi. Ci tengo a dire che non ho ritardato per una questione di secondo piano rispetto ad altri argomenti su quello dell'icona, perché per me la rubrica dell'icona, sinceramente parlando, è la rubrica, e già lo dissi, a cui tengo di più su Arte per te, forse la più completa, quella su cui veramente ho il piacere di potervi dire tutto quello che so. Ma è una rubrica che affronto in maniera molto seria, perché è un argomento molto serio e difficilissimo da trattare in video. Ho tardato semplicemente, e vi accorgerete nell'espletamento di queste operazioni, perché sedermi oggi a fare questo piccolo pezzo di icona che faremo insieme mi porterà via l'intera giornata. È già passata un'ora e mezza da quando io ho messo insieme queste cose, quindi ho uscito i pigmenti, li ho messi nella vaschetta, adesso vi farò vedere. Vi consiglio di usare delle vaschette portaminuteria come pseudo tavolozza per custodire i pigmenti. I pigmenti che ho scelto sono un nero di vite, un bruno Kassel, un terra di siena bruciata, un rosso segnali, un ocra giallo, un terra di siena naturale, un verde qualunque, vi consiglio quello che costa meno perché i verdi sono costosissimi, un blu oltremare, un giallo limone e un bianco titanio. Questa posizione è una posizione di opportunità, nel senso che trabordando da una vaschetta all'altra i colori non perderanno la loro, tra virgolette, autenticità, nel senso che se mi dovesse cadere un po' di nero nel bruno di Kassel o viceversa non succede niente, se un po' di bruno di Kassel mi cade nel terra di siena bruciata non succede niente, stando comunque sempre attenti a che ciò non accada. Allora, adesso questi sono i pigmenti puri ancora in polvere, dovremo miscelarli immediatamente con l'acqua, ma adesso andiamo per ordine, quindi i pigmenti. Guardate quelli che servono per la vostra icona e fatevi una tavoletta di questo tipo. Lasciate sempre un vano davanti per i colori combinati, o quantomeno abbiatene sempre una in più per fare i colori che dovremo combinare noi, per esempio quello dell'incarnato, che è un colore ricavato da più colori di questi. Adesso vedremo come si fa. Quindi
un bicchiere di acqua, l'uovo per la tempera all'uovo. Se non sapete come si fa la tempera all'uovo, vi rimando al video dove ve lo spiego. Cliccando qui accederete direttamente al video. Vi ricordo che la tempera all'uovo è una tempera suscettibile, quindi l'uovo dovrete buttarlo ogni 4, 5, massimo 6 giorni e conservarlo in frigorifero tra una sessione e un'altra di lavoro. Uovo e aceto, questi sono due tuorli con due tappi di aceto, l'acqua per miscelare i colori e dei pennelli a punta tonda, come vedete, abbastanza morbidi, quindi abbastanza flessibili, ma nello stesso tempo io vi consiglio quelli in martora sintetica, che li ho presi quasi tutti a punta tonda tranne uno piatto per le campiture più, appunto, più piatte di colore. Cominciamo subito. Come prima cosa bagniamo i nostri colori, spostiamo la nostra tavoletta per evitare incidenti e cominciamo a preparare proprio i nostri colori bagnandoli con un po' d'acqua. Non tutti i colori assorbiranno l'acqua nella medesima maniera, alcuni non l'assorbiranno proprio, ma non fa nulla. Tipo il rosso, vedete, è molto respingente rispetto all'acqua. Idrorepellente, direi, questo rosso segnale. Però poi quando uniremo l'uovo vedrete che si mescolerà perfettamente. Prendete degli stuzzicadente e miscelate appunto l'acqua e i colori. Io comincio proprio dal rosso per fare insinuare l'acqua. Questo ha bisogno di più tempo, deve stare a decantare più tempo con l'acqua. Sentite che bel vento, finalmente l'autunno pare essere giunto anche in Sicilia. Da noi il vento è una caratteristica. Piano piano, piano piano. A questo punto i nostri colori sono tutti miscelati, il rosso fa ancora un po' fatica, ma piano piano vedrete che l'acqua la comincerà ad assorbire a poco, ogni colore ha i suoi tempi. Quello che voglio dirvi è che domani voi troverete tutti questi colori asciutti, totalmente secchi, come delle pastigliette di acquerello. Non vi preoccupate, perché se avrete l'accortezza di non mettere l'uovo qua, direttamente qui, questa tavolozza sarà perenne, vi basterà riaggiungere dell'acqua e i colori rinveniranno da capo, quindi vi durerà per tutta la durata del lavoro. In più potrebbe durarvi anche oltre, specie se prendete queste con che possono chiudersi, quindi saranno anche preservate. L'unica cosa, se dovesse finire un colore e ve ne necessitasse altro, basterà mettere il pigmento nello stesso scompartino e quindi aggiungere dell'acqua e miscelare. Quindi questa sarà la vostra tavolozza perenne. I colori a tempera all'uovo invece li dovrete miscelare su una tavolozza. Io qui ho il tappo appunto di una box Tupperware, ma un piatto di carta, una tavolozza vera e propria, è la stessa medesima cosa. Benissimo. Oggi facciamo gli incarnati come prima cosa, che credo sia la cosa più interessante. Naturalmente il prototipo sempre sott'occhio, perché dovrete a questo punto interpretare quello che vedrete nel prototipo. Io vi faccio vedere il mio, che trovate anche nell'album della pagina Facebook, di cui nel box informazioni trovate sempre il link. Il mio prototipo è questo, ecco qui, e cominciamo subito. Ve lo mettete di lato a voi nell'esercizio del vostro lavoro, stando sempre attenti a non macchiare i libri. Io una cosa a cui tengo tantissimo, piuttosto fatevi una fotocopia a colori e se non siete sicuri di non macchiarlo e ponetevela accanto, anzi se ve la fate ingrandita quanto la vostra tavoletta vi verrà anche più semplice il lavoro. Non è questa che vedete l'icona, è questa, quindi se vedrete delle differenze mentre dipingo è normale, perché non sto dipingendo questo. Metto accanto a me la mia tavolozza di colori e la prima cosa che faccio è
fare il colore dell'incarnato. Il colore dell'incarnato è fatto sempre nelle icone, sempre la base è fatta da tre colori che io mi andrò a mettere nel compartino qui più avanti in modo da avere sempre pronto. È fatto con una base di ocra gialla, spero si veda, quindi generosamente metto dell'ocra gialla in questo compartino, in questo scompartino, perché dico compartino? Allora, ocra gialla in una buona quantità, perché dobbiamo fare viso e mani con questo colore. Questo è il colore base su cui poi andranno messe le varie tonalità, che non sono ombreggiature, sono vari toni di carne morta. Per questo vi dico che non ci sono i chiaroscuri nell'incarnato, ma ci sono delle sovrapposizioni tonali, che è diverso, cioè non sono sfumati tra di loro, ma sono sovrapposti. Sciacquo il pennellino in modo da non sporcare il colore successivo che andrò a prendere. Quindi prendo del rosso, cerco di prenderlo con un po' di acqua e lo mischio. A questo punto mi verrà ovviamente una sorta di arancione, vedete? Quindi su un 5 parti di ocra ho messo una parte di arancione, ma è una parte di rosso, ma questo dovete vederlo di volta in volta. Non è una regola fissa. E mescolo. Quindi sciacquo il pennellino e prendo una punta di nero, proprio una punta, e la vado a mettere, che darà proprio il sentore cadaverico al nostro incarnato. Il colore che dovrà risultare è questo. Questo, una sorta di terra di Siena ancora un po' più blando e ancora un po' più ingrigito, ecco, scuro, perché il nero porta il grigio. Aggiungo un altro pochino di nero e poi, una volta aggiunto al tono, capito il tono che devo fare, vado riprendendo il mio colore all'occorrenza. Adesso per scrivere effettivamente il viso, a me serve, cambio il bicchiere, prendo un bicchiere d'acqua pulita, lo metto qui, a me serve effettivamente una tavolozza. Spero di farvi vedere tutto, ok, inquadro bene, ci siete? Comincio proprio col viso, prendo la tonalità di colore e la metto in tavolozza. Pulisco il pennello, perché ovviamente se tuffo il pennello fatto di colore nell'uovo, rovino l'uovo, perché naturalmente lo inficio con il pigmento. E pesco l'uovo, una bella pucciata, e la metto in mezzo. E mescolo. Se me ne serve ancora, ripulisco il pennello, prendo ancora dell'uovo e lo rimetto. A questo punto avremo una cremina densa che non sarà del tutto coprente, ma che sarà sufficiente a colorare. Prendo il pennello con cui mi viene più comodo dipingere, che per me sono il pennello a lingua di gatto e un pennello tondo più piccolo. Imbibisco bene il pennello e passo, stando attenta a non uscire fuori dai margini, e faccio questa sorta di pozzangherina, vedete? Non coprente. Benissimo, do la prima passata su tutto il viso, così creando questa sorta di pozzanghera. La tempera all'uovo, ricordatevi sempre che si comporta esattamente come la tempera, quindi non ripassate mai
due volte quando è ancora bagnata, fate asciugare tra un passaggio e un altro. Il primo passaggio passate su tutto, anche sulla bocca, su tutto. Vedete quanto velocemente si consuma la tempera? Quindi sciacquiamo, riprendiamo il colore. Sciacquiamo, prendiamo l'uovo, quindi mettiamo l'uovo, mescoliamo ben bene, e mettiamo nuovamente. Il secondo passaggio, piano piano, coprirà di più. Ok, pozzangherina, quindi il pennello sfiora la tavoletta e il gesto accompagna il colore. La prima mano funge da base per contenere poi una pozzanghera più voluminosa. Ok, e si va così. Andate sempre a verso. E fate asciugare perfettamente, guardate quanto è scura, non vi preoccupate, è normalissimo. Mentre il viso si asciuga, noi ci dedichiamo alle mani. Con questo gesto di benedizione, accoglienza apotropaica, cioè contro ogni male, impone la mano e accoglie Dio. Con un pennello più sottile scriviamo le mani della nostra santa. Bene, anche se la campitura non è venuta esattamente coperta, lasciate asciugare, passeremo una seconda volta. Oggi nulla è affidato al caso, anche il fondo rosso ho messo apposta per simbolo di santificazione, sacro del gesto. In questo momento stiamo compiendo un gesto sacro, stiamo pregando. Il rosso è proprio, non so se ve l'ho detto in qualche altra lezione, il simbolo del sacro, il sacro del sacrificio di Dio, il rosso del sangue di Dio. Sarà anche il colore che contornerà tutta la nostra icona, rendendola appunto sacra. Mentre asciuga dovete fermare la sessione di lavoro perché ancora, non so se si vede, è tutto molto bagnato e questo momento, il momento in cui è un po' bagnato e un po' no, non so se si vede in controluce, ecco così, vedete? Forse ve lo faccio vedere, è il momento più pericoloso in cui si fanno la maggior parte dei danni perché si affretta di continuare, si mette e se metteste il pennello proprio adesso creereste un buco sulla tavoletta
difficilmente sistemabile, perché non solo vi portereste via il colore, ma vi portereste via anche il primo strato di gesso che nel frattempo si è ammorbidito e con la sua colla di coniglio sta trattenendo su di sé l'icona. Scusate questo frastuono, ma c'ho il tecnico delle tapparelle di là che mi sta sistemando una tapparella. Io non faccio mai una cosa per volta, c'è mio marito di là e mia mamma col bambino, siamo una squadra fortissimi. Quindi un attimo di pausa e continuiamo tra un pochino. Benissimo, le mani si sono asciugate, il viso ancora non del tutto, quindi continuiamo con le mani. Diamo la seconda passata. Ancora col colore base. Create sempre la pozzanghera, mai il colore a stirato come fosse una pittura. Passiamo all'altra manina. Benissimo, e adesso ripassiamo il viso. Createvi sempre la pozzanghera, disegnate sempre con una lacrima di colore. E non è a caso che si disegna con una lacrima di colore, perché la preghiera è sofferenza. Si scrive piangendo anche nel colore, quindi bagnate sempre e fate la pozzanghera. Se si crea il buco, avete visto come ho fatto qui, subito muovete le acque e ristabilite, muovete le acque delicatamente e ristabilite un'armonia di tocco su tutto. Ok. Ora lei si assorbirà questa pozzanghera e diventerà parte integrante della tavoletta. Quindi passeremo adesso a dare i differenti strati cromatici. Benissimo, cominciamo. Adesso dobbiamo sovrapporre i toni, quindi per non perdere totalmente la traccia dobbiamo ridefinire i tratti. Se ci fate caso, comunque, nelle icone i tratti sono sempre ben definiti, cioè dal bordo scuro si passa alle parti più chiare, centrali nel viso. Quindi quando mi chiedevate, ma la tempera poi cancella il tratto? Sì, ma noi andremo sempre, adesso vi faccio vedere la mia, per esempio nella mia, che è questa, lo scuro è messo proprio fuori dal viso, sui capelli, ma definisce comunque tutta la figura. E allora io lo so, e prima di procedere con lo schiarimento delle carni, andrò a crearmi un bordo esterno più scuro entro cui lavorare. Il naso, vedete, è definito benissimo con gli scuri, la bocca è definita benissimo, il mento anche le pieghe del collo. Idem per quanto concerne, scusate, io vado alla rovescia, quindi mi viene male, le mani. Vedete che c'è sempre un bruno a contornare ogni dito, quindi io non perderò la traccia del mio lavoro, ma su quella, partendo da quello scuro, andrò ad insistere con i chiari, sempre dallo scuro verso il chiaro, come per la pittura d'olio, se avete seguito, se state seguendo anche quel corso. E allora, come faccio? Pulisco il mio pennello con l'acqua, come sempre. Prendo del bruno di Cassel, non del nero, perché il nero è troppo intenso in questa, e vado a miscelarlo, pulisco sempre il pennello, con un po' di colore dell'incarnato che gli metto accanto. E faccio diventare un incarnato molto molto bruno, quindi pulisco il pennellino, prendo l'uovo e lo mescolo insieme. Quindi prendo un pennellino davvero sottile, 100, proprio piccolissimo. Ecco, con questo 00 e
il bruno mischiato a un l'incarnato, mi ridefinisco i contorni, andando anche dentro a sporcare. Prendo poi della semplice acqua e creo la pozzanghera, una pozzanghera che mi sporchi anche il colore che avevo dato prima e che mescoli i due. In maniera soft. Con il pennellino sullo sporco d'acqua risistemo il colore. Quindi prendo ancora del colore e vado a fare l'altro dito. Bagno il pennellino solo con l'acqua per diluire ancora e risistemo, vedete, il colore nettandolo meglio. Quindi prendo ancora il colore per l'ultimo dito e per il lato esterno della mano. Se si creano dei grumetti di colore, cosa possibilissima, eliminateli, stendete subito il colore così e spargetelo. Con il pennello sporco d'acqua, quindi, distribuite. Adesso sporco anche quest'altro lato, anche se non è in ombra, ma perché proprio devo dare il chiaro e dallo scuro viene fuori il chiaro. Qua diluisco molto di più, quindi e adesso noi piano piano ci sganciamo dal prototipo, perché naturalmente adesso questa deve diventare la nostra icona. Ma sganciarsi dal prototipo non significa dimenticarlo, significa fare in modo che il nostro gesto sia guidato dal prototipo, ma venga personalizzato dalla nostra preghiera. Bagniamo e spargiamo lo scuro. Quindi scendiamo le ombre sempre dallo scuro quando sono meno intense, diluendo quello che già c'è a pozzanghera. Che non è sfumare, ma è delimitare dei campi, è diverso, con diverse cromie di colore. Proseguite così, questo è un esempio, io non so se voi state facendo questa icona, ma se steste facendo un'altra icona sarebbe esattamente la stessa cosa con magari toni differenti. State attenti alla goccia d'acqua che si forma sempre qui all'imboccatura delle setole, perché questa cadendovi sulla tavoletta vi rovina il lavoro. Quindi guardate sempre il pennello quando lo pulite nell'acqua e state attenti che il collettino di metallo non sia troppo umido. La tempera asciugandosi schiarirà un po', quindi
Tenete presente che la bagnata sembra più scura di quanto in realtà poi non risulti una volta asciutta. Benissimo. A questo punto facciamo asciugare. Procediamo con il viso. Procediamo quindi nella stessa medesima maniera, rinfrancando i punti scuri, quindi facendo prima naturalmente, guardate la gocciolina, vediamo se riesco a beccarvela, che si crea, eccola l'infingarda, la vedete? Sul collettino, toglietela sempre, perché se vi sgocciola sul lavoro è un problema. Allora, comincio dalle sopracciglia, metto un po' di colore e poi le stendo piano piano, così in maniera leggera, e faccio scendere il tratto attorno al naso. Io comincio a prendere anche i tratti definitivi dell'occhio, i contorni esterni, diciamo così. E definisco lo spazio scuro dell'iride, che comunque poi andrà inscurito maggiormente. Continuo il naso col pennello appena sporco di un tono più scuro, perché l'ombra non ha tutta la stessa consistenza. Da quest'altra parte invece la metto esterna, qui l'ho messa interna sul naso, da questo lato invece vado mettendola esterna e poi diluita e stesa avverso, sempre creiamoci la pozzanghera e contorniamo ciò che poi andrà in luce. Questa tipica inforcatura V delle icone bizantine sul naso, che poi verrà intensificata con un assist, vi spiegherò presto cosa sono gli assist. Ok, e adesso definiamo i contorni del margine del volto. Quindi io metto prima il colore a tempera all'uovo, poi bagno il pennello con l'acqua e lo stiro in questi frangenti. Qui invece, essendo tutto più scuro, innanzitutto scurisco il fuori perché è la parte più scura, poi entro dentro e creo il tondeggiamento del collo, che comunque poi vado a sfumare. Comunque poi vado a fare permeare, ma non vi preoccupate se si vedono i segni del pennello in questo momento, tutto andrà comunque ricoperto, ripreso, ricoperto, è un lavoro lunghissimo. Benissimo, ok, distribuite bene la goccia d'acqua. E fate asciugare, e idem qui. Quindi avete capito che si lavora per pozzanghere alla fine. Come
quasi una pittura a guazzo si potrebbe definire. La tempera all'uovo sull'icona. Tirate. Mettete l'acqua e tirate. E poi dov'è mettete colore, puff, acqua e spargete. Giunti a tono, fate asciugare e dopo riprenderemo. Continuiamo dall'altro lato. Ora io qui vado più veloce, voi avete capito quello che dovete fare, quindi seguite il mio gesto e interpretatelo per le vostre tavolette. Sembra un po' strabica questa Sant'Agata, ma è fatta apposta perché è un modo di porre le pupille che da qualunque parte voi le osserviate sembra vi guardino, ma viste da vicino dà l'idea un po' dello strabismo. Ora ve le faccio vedere. C'è questa pupilla più portata in dentro rispetto a questa che è più portata in fuori. Questo permetterà alla persona messa lontano di sentirsi guardata con questa, mentre la persona posta fuori dal campo di visione di vedersi guardata con questa. Il cervello comprimerà questa immagine e sembrerà di essere proprio guardati dalla santa. Ok, vi lascio così vicini, così vedete meglio quello che sto facendo. Via. Adesso, piano piano, vado ad inserire un po' di bianco, aspettate. Allora, questa è la mia tavolozza a questo punto. C'è il Bruno di Kassel, c'è il colore dell'incarnato che in alcuni momenti ho mischiato insieme. Adesso voglio definire, sempre col Bruno di Kassel, alcune parti dell'occhio. Che sono proprio le parti che danno quella caratteristica conformazione ad mandorla di queste icone. Quindi uno, e ripasso anche sull'occhio così e chiudo la mandorla, e due. Andate spediti, tanto ancora i segni sotto si vedono. Bagno con un po' d'acqua e ripasso. E ripasso anche qua, aprendomi un po'. Bene, ora dovremo ridefinire tutto. Al Bruno di Kassel adesso aggiungo un po' di nero. Qui. Bagno con l'acqua, prendo l'uovo. Perché adesso può essere immesso anche il nero, e il nero lo dobbiamo immettere proprio nella parte centrale dell'occhio. È giunto il momento di aggiungere del bianco titanio al color pelle. Se viene troppo chiaro, aggiungete ancora del color carne, fate un colore medio. Ok, e con questo colore adesso
passate dove l'incarnato è più chiaro. Lasciando lo spazio non scritto, dove invece si vede l'ombra. Benissimo, adesso quindi non dovremo fare altro che questo lavoro di immissione colore chiaro e saldarlo sempre attraverso le pozzanghere con il colore scuro. Quando ci accorgeremo, se ci accorgeremo di aver schiarito troppo, e allora niente paura, si rimette un po' di bruno di Kassel o un po' di nero e si ricompongono le pozzanghere. Piano piano comporremo tutta la figura, vedrete, perché adesso io cercherò di parlare il meno possibile, se no non finisco più, che farò poi anche la sclera dell'occhio totalmente bianca. Oggi faremo l'incarnato dal suo punto di vista base, cioè cercheremo di completare tutte le zone differentemente scritte. Adesso continuerò e quello che vedrete sarà proprio questa sovrapposizione di toni chiari su scuri, e certe volte mi vedrete aggiungere altro scuro. Guardate già il collo come sta prendendo ad avere una sua dignità, con i chiari che si stanno insinuando negli scuri, ma ancora questo lavoro dovrà proseguire. Finiamo il viso, poi io farò lo stesso anche nelle mani, non ve lo farò vedere perché il viso è la parte più complessa, quindi una volta visto questo avrete visto tutto. Vi allontano in modo tale che possiate vedere anche i colori che io vado ad immettere nella mia tavoletta. Adesso sto per aggiungere un po' di bianco all'incarnato già rischiarato, ecco, lo metto qui accanto e poi lo aggiungo a poco, perché il bianco titanio è veramente veramente scrivente, e aggiungo. Voglio farvi vedere quanto acquoso è in questo momento. Ecco, vedete? È proprio una pozza d'acqua. Vedete quanto è lucido e acquoso? Cioè, se io lo lasciassi dritto, probabilmente poi si formerebbe la goccia di colatura. Lasciamo asciugare e poi schiariremo ancora, aggiungendo naturalmente il bianco titanio al colore dell'incarnato precedente. Io intanto proseguo il mio lavoro sul resto del viso. E poi col colore chiaro, molto scaricato, molto diluito, passate anche sulle ombre per renderle meno forti ma nette. Okay. Fate asciugare. Benissimo, tiriamo quel colore e questo lato adesso lo facciamo asciugare per prima di ricominciare a lavorarlo.
Benissimo. Per oggi mi fermo qui. Ho bisogno che l'incarnato riposi, che assimili tutto quello che ho messo, che diventi proprio una parte ben unitaria, per poi andare a mettere i toni un pochettino differenziati. Adesso andremo a mettere i netti e le velature, perché un'icona è fatta molto di velature che danno anche il tono. Queste pozzanghe e altro non sono che velature sovrapposte l'una sull'altra. Quindi per oggi ci fermiamo qui. Il tempo che voi arriverete a questo punto passeranno, credo, un paio di giorni di lavoro. Se vi si forma qualche buco, non vi preoccupate, fermate, fate asciugare completamente, quindi andate a rimettere la materia pittorica a pozzanghera leggermente più densa, fate asciugare completamente, quindi ricominciamo. Abbiamo visto che è una sovrapposizione dove partendo dagli scuri si inseriscono i chiari e poi su questi chiari a pozzanghera vanno di nuovo rimessi un po' di scuri mischiati al colore dell'incarnato. Buon lavoro, siate pazienti sia con me che con la vostra tavoletta e noi ci rivediamo alla prossima lezione. Oggi non vi dico avete visto com'è semplice, perché scrivere un'icona non è affatto semplice, però vi dico avete visto che è affascinante questo lavoro, avete visto come la pittura di tempera all'uovo vi prenda in questo gesto continuo, veloce e lento allo stesso tempo, in questa danza meravigliosa, impregnati di questi odori tra l'uovo, i pigmenti che si mischiano, in questo silenzio che si deve creare per dare bene il tratto. Spero che queste giornate che da adesso innanzi passerete a scrivere sulle vostre icone siano veramente quella finestra su quel mondo che c'è al di là di quello che stiamo vivendo e che vi proietti in una dimensione di serenità e di assoluto abbandono che porti tanta gioia e tanta serenità all'interno delle vostre vite. Detto ciò, vi lascio. Per qualunque domanda sono a vostra disposizione. Cliccate un bel mi piace se questo video vi piace, sotto nel box informazione troverete l'intera playlist con tutte le lezioni precedenti e soprattutto seguitemi su Facebook e da oggi anche su Google+, perché è molto importante avere attivo l'account Google+, per continuare a vedere i video di Arte per Te con la stessa cadenza e costanza con cui li vedete adesso, non perché io non li faccia più, ma perché se non commentate sotto i video, se non siete partecipi col canale, se Google non vede questa comunione tra me e voi, mano a mano vi farà scomparire dalle vostre liste canali. Quindi siate attivi sul canale, commentate, chiedetemi, avete una curiosità, chiedetemela, io vi rispondo, cercherò di rispondere a tutti, ma siate attivi. Bene, detto ciò vi saluto e vi rimando alla prossima lezione. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci!